La seduta dell'Assemblea legislativa sul rigassificatore si è trasformata in un'arena incandescente con alcuni momenti di tensione. È bene dire che le questioni della sicurezza non sono state proprio affrontate. Cioè, si è continuato a parlare sulle colonne di giornale di ipoclorito di sodio, di danno ambientale, ma il problema è che, di cui i cittadini sono preoccupati, è la sicurezza. Noi lo dobbiamo dire che impianti così, da altre parti del mondo, gli analoghi impianti sono fatti a oltre 50 km dalla costa. Questo non è il rigassificatore di Falconara, 16 km da Falconara, ma è il rigassificatore di Ancona, è a 13 km dal porto di Ancona. L'aspetto della sicurezza non è stato minimamente preso in considerazione, perché è considerato poco probabile come scenario. Mentre sappiamo tutti che questo tipo di impianti, i rigassificatori, sono secondi per pericolosità soltanto alle centrali nucleari. Le nostre ragioni, che ripeto, non sono semplicemente politiche, ma sono ragioni tecniche. Loro purtroppo sono poco informati sotto questo profilo. Loro hanno bisogno di avere una comunicazione migliore e forse è il caso che la politica faccia ciò, insomma, li informi bene sulle ragioni tecniche che sostengono il nostro progetto. Oltre a comitati e operai API sono arrivati anche i lavoratori della Fincantieri. Strumentalizzare il dramma occupazionale di un'azienda per una questione che non c'entra niente con la nostra vertenza è una vergogna. È una vergogna perché non è assolutamente vero che Fincantieri potrebbe un domani fare navi per rigassificatori. Questo domani sarebbe troppo lontano. Abbiamo parlato con l'amministratore delegato anche davanti al presidente della regione che ha confermato di non essere interessato a questa costruzione che tra l'altro Fincantieri ha 15 anni che non fa più. Quindi non può essere assolutamente usato in maniera strumentale il dramma occupazionale di un'azienda per una questione che non c'entra niente. Al termine della seduta, l'Assemblea ha dato il via libera all'accordo con API. Vorrei sottolineare che rispetto all'impianto in sede tecnica ci sono state le valutazioni positive sia del comune che è interessato all'impianto, il comune di Falconara, sia della provincia di Ancona che ha dato un parere non negativo con prescrizione. C'è stata una valutazione tecnica positiva della Regione Marche e una valutazione impatto ambientale positiva del Ministero dell'Ambiente. C'è la mia netta contrarietà in quanto il gas è sufficientemente approvvigionato tramite i gasdotti, il rigassificatore è un impianto ad alto rischio industriale, tant'è vero che è sottoposto alla Seveso e sta a 15 km di fronte alla costa di Falconara e Ancona, anzi Ancona è più vicina a 13 km. La posizione di Futuro e Libertà, mia e del collega Silvetti, è di contrarietà al rigassificatore. Il discorso costi-benefici sia di gran lunga sproporzionato verso i costi, o meglio i danni o i probabili rischi, insomma, anche rispetto al minimo beneficio occupazionale che forse ci sarebbe. Questa del rigassificatore alla fine è quella, diciamo, meno impattante, è quella che creerebbe meno problemi, anche perché va a insediarsi in una situazione che è già occupata da un impianto e con le garanzie tecniche di tutela ambientale. Siamo favorevoli al rigassificatore perché credo che in una situazione come quella di Falconara, dove c'è già una base logistica, dove ci sarà un impegno ben preciso del mantenimento del posto di lavoro e la sistemazione dell'ambiente, la salvaguardia, credo che ci siano le condizioni per portare energia a una regione che compra per il 50% energia. Il 12 luglio al Ministero l'incontro decisivo. Sembra ormai quasi certo che la conferenza dei servizi darà parere favorevole all'avvio della realizzazione dell'impianto.